Ciao a tutti, finalmente oggi apriamo questo CD. È ancora sigillato, come potete vedere. È in giapponese, penso che siamo i primi italiani su YouTube che apriamo questo CD. E dovrebbero uscire un bel po' di carte molto belline e interessanti. Io direi di procedere subito con l'apertura e vedere che cosa troviamo. Allora, apriamo. Sono molto emozionato ad aprire questo CD, visto che sto aspettando da un sacco di tempo di poterlo aprire. E andiamo a vedere quello che troviamo all'interno. Allora, questo è il CD come si presenta. Ok, allora, ok, le carte ve le faccio vedere alla fine. Questo è il CD. Qui dovrebbe esserci anche la colonna sonora della prima stagione dei Pokémon. Ah, e questo ve lo consiglio a tutti di comprare questo CD. È veramente qualcosa di spettacolare. Ve lo faccio vedere un pochettino all'interno come si presenta. Questo dovrebbe essere il primo film, il cortometraggio del primo film. È bellissimo. È veramente bellissimo questo CD. Noi l'abbiamo trovato sulla sessantina di euro su eBay e adesso vorremmo trovare anche quest'altro CD che invece è quello del Team Rocket. Penso che le vecchie cose dei Pokémon siano proprio imbattibili, non c'è proprio paragone con le nuove carte, con le nuove cose. Questo è Imakuni o Imakumi, non mi ricordo. Che in pratica è un presentatore televisivo lì in Giappone che ha presentato degli show sui Pokémon, a quanto ho capito e quanto ho letto su internet. E ci sono parecchie carte di questo personaggio che sono abbastanza rare. Questo qui è il Pokédex, ovviamente in giapponese non è che si riesca a capire tanto. Questo è il Pokédex. Queste sono alcune carte che ci dovrebbero uscire. Queste sono delle cose di Pikachu. C'è cioè, direi pagina per pagina, questa è Meo che balla, che canta. Questa è una puntata della seconda serie o della prima, non mi ricordo. Poi c'è Pikachu, Ash, Mewtwo. Qui siete anche misti in lontananza. Psyduck. Altri Psyduck. Oh, questa è bella questa immagine. Ok, vi faccio vedere il CD con tutti i vari Pokémon. Mew, Blastoise. Eccoli qua. Ok, poi è uscito anche questo. Qui ci sono le evoluzioni. Qui questo è un altro. Mi sembra è una VHS o un mini CD, però non so di preciso che cosa sia. Questo è il CD del Team Rocket che vi dicevo prima. Ok, poi vi faccio vedere la prima carta che dovrebbe essere Pikachu, esattamente. E questo non è un normale Pikachu, ma è un Pikachu Shadowless. Infatti vi ho preso un Pikachu normale, quelle che abbiamo, ci sono uscite dai pacchetti del set base. E infatti potete vedere la differenza, come ad esempio nella scritta. Infatti mi faccio mettere a fuoco. Se mette a fuoco forse non è male come cosa. Vediamo se. Ok. Ok, ha messo a fuoco. Qua nella scritta, ad esempio, vedete che è più sottile. E poi, ovviamente, il motivo per cui si chiamano Shadowless, ovvero senza ombra, è quest'ombra qui, che adesso non so se ve la riesco a far vedere, che qui non è presente. E invece nell'altro è presente, così. Penso che qui si riesca a vedere bene.
E poi quest'ombra qui che non c'è. Ok. E questa fu inserita, questa carta, all'interno del CD appunto per spiegare le carte occidentali o le carte europee comunque ai giocatori giapponesi. Ok. Ed è qui. Questa è molto rara come carta, infatti su eBay sta solo questa sui 10-15 euro, a quanto ho visto. Poi c'è questo piccolo inserto. Qui ci sono dei pacchetti. Set base, il mazzetto introduttivo del set base, jungle, fossil e Team Rocket. Poi qui ci sono le carte. Ok, e vi ho fatto vedere tutto. Adesso manca il pezzo fondamentale, cioè le carte. Allora, non vorrei rovinarlo troppo, però un pochino per forza per poterlo. Ok. Allora, questi due segnalini sono stupendi secondo me. Infatti non capisco l'utilità di questi. Cioè, c'è una torta qua, è un'anguria. Sono veramente bellissimi. Però sinceramente non capisco l'utilità di questi due segnalini. E andiamo a vedere le carte. Allora, sono emozionatissimo ad aprire questo CD perché mi è arrivato tipo 3 mesi fa e non l'ho mai aperto. Ok. Voy a andare un attimo a prendere bustine perché non voglio che si rovinino queste carte. Allora, la prima carta che vi faccio vedere è questa. È un allenamento. Non mi ricordo però. Mi sembra che è tipo del set base, se non sbaglio. Poi, siamo partiti dalle più brutte. Questa è una promo ed è computer error. Qui c'è anche il segno del Team Rocket. Ve le cerco di far vedere bene tutte quante. Poi, andando avanti. Le ultime sono le più belle, siamo partiti da quelle più bruttine. Eccola qua, questa è la mia preferita. Questo Mew è stupendo. Ma poi hanno una qualità queste carte che non sono come queste qua. Sono molto plasticose queste carte, se le potesse toccare. Questa è bellissima. Poi dovrebbe esserci Mewtwo. Eccolo qua. Questo è bellissimo, questo Mewtwo. Vale un sacco comprarvi questo CD, vende. Se lo riuscite a trovare su eBay, non lasciatevelo scappare perché è bellissimo. Escono un sacco di carte interessanti e anche molto rare. Solo Mew e Mewtwo stanno sui 10-15 euro l'una. Poi abbiamo questo Arcanine, che da noi è promo. Una delle prime promo che uscì. Solo non capisco perché. Ogni tanto non zoom, non mette a fuoco. Eccolo qua. Poi abbiamo, mamma mia, bellissimo questo Blastoise. Questo lo devo far vedere per forza bene. Eccolo qua. E poi la particolarità di questo set è che è contrassegnato da questo piccolo fulmine che sarebbe la coda di Pikachu. Ecco qua, questo Blastoise è bellissimo, mamma mia. Hanno un'olograficità stupenda, proprio. Ok, poi abbiamo Snorlax. Questa è un'immagine troppo carina di Snorlax, tutto quanto è già addormentato. Come suo solito. Eccolo qui. Anche questo lo andiamo ad imbustare. Ok. Poi abbiamo questo Venusaur che è qualcosa di sconvolgente veramente. È bellissima, non stupenda è poco.
Sono ancora più belle dal vivo queste carte che ho visto nei vari video di YouTube. Mi è dispiaciuto un po' aprirlo, però volevo aggiungere qualche carta in collezione, quindi eccolo qua. Charizard, questo è qualcosa di fantastico. La faccio vedere bene questa qua perché... Cioè... Cioè, penso che avere queste tre carte insieme in un solo CD, penso che sia qualcosa di unico, veramente. Questo Charizard ha un'olograficità, cioè, non penso che renda giustizia il fatto di vederli con la videocamera. E poi l'ultima carta è Culporeon, che questo qua ovviamente a noi ci è arrivato come promo, come Black Star. Eccole qua, e questa è l'ultima. Ve le faccio vedere tutte quante. Ah, e poi ovviamente, non la meno importante, c'è il Pikachu Shadowless. Ok, ve le faccio rivedere tutte velocemente. Allora, abbiamo Snorlax. Poi Culporeon. Blastoise. Charizard, Venusaur, Arcanine, Mewtwo, Mew, questo è bellissimo. Poi Computer Error e questo che dovrebbe essere del set base, però sinceramente non ne sono sicuro. Va bene, queste sono le carte che escono dal CD. Consiglio a tutti quanti di procurarselo. Su eBay si trova. Ogni tanto escono delle aste anche che possono essere più fattibili come prezzo. Spero che vi sia piaciuta l'apertura. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!